Allora, le leggo la frase dal libro del dottor Di Matteo che Nino Di che non ho, con Antonio Ingroia alla Procura di Palermo. Mi sono convinto, scrive nel suo libro Assedio alla Toga, che con grande amarezza e preoccupazione che esiste una certa linea netta di continuità tra i progetti della P2 di Lucio Gelli e la riforma della giustizia di cui oggi si discute presentata dal PDL. E vengo alla domanda. E un magistrato che fa una simile affermazione in un libro sul vostro disegno, sulla vostra proposta, può poi indagare su Marcello Dell'Utri, il Presidente del Consiglio, serenamente, dopo che già decide che siete dei piduisti? Ma guardi, è la stessa scuola di Ingroia, che il magistrato che aveva partecipato a un congresso di un partito di sinistra dicendo che, voglio dire, c'era una, come dire, un'impostazione ideologica, no, al suo operato, senza che poi nulla fosse successo. Queste altre dichiarazioni vanno nella stessa linea. Finalmente finisce il bluff della neutralità, finalmente si capisce da che parte stanno e come sono spinti da una matrice ideologica nella loro funzione, ed è questo proprio il pericolo poi dell'equità e dell'equilibrio nel giudizio. Perché diciamo, poi giudicare, se si presuppone che una, premesso che il diritto di critica esiste per tutti, anche un magistrato, ci mancherebbe altro, è un cittadino, però il magistrato nella sua vita, un magistrato dovrebbe apparire no? Neutrale, dicono. Dovrebbe assolutamente appare, meglio se non appare, perché io quando ero piccola mio padre aveva uno dei suoi migliori amici che era un magistrato, però se c'era qualche membro al di fuori della famiglia, cena a casa nostra non veniva. Io sono cresciuta in quella dimensione, dove il magistrato non andava in televisione, non rilasciava interviste, non partecipava a congressi politici, ma proprio per la delicatezza della sua funzione era molto restio a darsi in pasto ai media e alle telecamere. Oggi invece sono diventati tutti, voglio dire, malati di protagonismo, e queste dichiarazioni scritte in questo libro mi sembrano molto gravi e fanno sempre più capire che purtroppo, anche se una parte minoritaria, grazie a Dio, ripeto e sottolineo minoritaria, c'è chi fa il magistrato con un forte imprinting ideologico. Ecco, lui continua sempre nel libro: il piano di rinascita democratica di Gelli è legato alla riforma epocale della giustizia disegnata dall'ultimo governo Berlusconi. Poi deve indagare. Mi auguro che il CSM prenda provvedimenti, perché visto che no, anche loro dovrebbero essere sottoposti a un giudizio del CSM, che mi auguro che prenda provvedimenti seri, perché chi fa queste dichiarazioni capisce che poi non può essere neutrale nello svolgimento della sua funzione. Senta, un altro passaggio, poi la lascio. Per riuscire a contrastare la mafia, scrive il dottor Di Matteo, non bisogna mai sottovalutarla. Il nemico va capito e rispettato. Dobbiamo abbandonare il preconcetto espresso che tutti i mafiosi sono soltanto dei delinquenti che sparano per ottenere ricchezza, la cultura mafiosa è qualcosa di diverso, eccetera, eccetera. Allora, il nemico va capito e rispettato. Con la mafia non bisogna né capirla né rispettarla, ma bisogna combatterla, vincerla e governarla, perché è una delle piaghe più grosse del nostro paese. Grazie a Dio il governo Berlusconi in tal senso ha le carte in regola, perché la lotta che ha fatto il ministro Alfano e il governo Berlusconi sulla criminalità organizzata, e quindi la mafia, l'andrangata e tutto quello che sappiamo esistere, credo che ci faccia... A Totorino e Provenzano. Io rispetto Totorino. Io li voglio vedere in galera e che non vedano mai più la libertà per quello che hanno fatto, per quello che rappresentano. Rispettarli, no, mai. Non ne sembra un verbo, se l'ha già detto, un verbo un po' forte, insomma, ecco. Rispettare? Esatto. Io rispetto le persone per bene, le persone che si comportano rispettando la legge, rispettando lo Stato, riconoscendo la forza di uno Stato. Totorina, rispettare. Beh, io credo che, mi auguro, ripeto, che il CSM prenda provvedimenti. Va bene. Grazie, onorevole Santana.